Vi diamo un caloroso benvenuto da Azadlik Square, cuore di Baku e sede ovviamente del Gran Premio d'Azerbaigian. Velocità elevate, curve strette, siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Oggi partiamo da una posizione migliore di quella prevista, cerchiamo di non perdere il vantaggio. No, la so più. Questo è tutto. Seduci. Così. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Ehi, sono Alex, mi senti? La tua ala anteriore è danneggiata, è meglio se rientri al più presto per evitare che la situazione precipiti. Ricevuto, va bene. Ok,
Previsioni meteo. Stimiamo che questa pioggia cesserà tra circa 10 minuti, quindi mantieni la concentrazione. Alcune informazioni su Ocon. Si sta ritirando dalla gara. A quanto pare tra poco la pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. Thank you.
situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Informazioni su Hamilton. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Siamo più sicuri che quelle gomme siano giuste. Potrebbe essere il momento di cambiarle. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Ok, d'accordo.
Fernando è rientrato ai box. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. La strategia di gara è completa, adesso devi finire la corsa con queste gomme. Attenzione, attenzione! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,9 secondi. Alcune informazioni su Verstappen. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare.
sufficienza per altri due giri. Sei all'ultimo giro. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Che guida, che stile! La tua prestazione ci ha reso felici. Primo magari. Grande gara della Ferrari che si aggiudica la vittoria. Dunque Luca, cosa ha fatto per esaltare? Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel mondo, le bandiere con il cavallino rampante. E ora vediamo come questi risultati